Buongiorno a tutti. Conferenza stampa di Tito e gli alieni, presentato nella sezione Festa Mobile. Seduti al tavolo con me, la regista Paola Randi. Si può fare un applauso? Sì, quindi. Grazie. I due protagonisti, Clémence Poésie e Valerio Mastandrea, che è abituatissimo a stare seduto qui perché nel 2015 ha fatto il presidente della giuria, Matilde Barbagallo di BB Film, Paola Malanga Rai Cinema, e alla mia sinistra Angelo Barbagallo di BB Film. Ci sono subito domande? Allora, la prima comincio. Posso fare? Io ho una curiosità con Paola. Eccoci. Vuol dire una cosa, Angelo? No. Ah, no, scusate, sì, presenti in sala, esatto. Presenti in sala, in prima fila, ci sono anche Tito e Anita. Alzate, intanto, che sono Luca Esposito e Chiara Stellariccio, e poi c'è Luke, che è Miguel Herrera. Eccoci. Io ho una domanda per Paola, volevo sapere, è una domanda molto amichevole perché io sono molto a favore. Okay. Volevo sapere quanto ha influenzato il tuo immaginario da piccolo, eccetera, incontri ravvicinati del terzo tipo di Spielberg. Ovviamente la domanda non vuole essere critica, ma molto positiva, no, perché scherzi. Io lo trovo un capolavoro. Beh, è un capolavoro assoluto, cioè per me, oltre a essere stata una grandissima emozione vederlo da spettatrice, poi quando ho cominciato a fare questo lavoro, io l'ho studiato tantissimo, perché la scena dell'incontro con gli alieni, di incontri ravvicinati del terzo tipo, è straordinaria. Cioè pensare che si comunichi attraverso i colori e i suoni e la musica è una cosa veramente di un'intelligenza eccezionale, perché se noi pensiamo che tipo, vabbè, adesso giuro che non vado nella deriva scientifica, ok, però insomma ci sono delle teorie che dicono che c'è un'armonia, no, la teoria delle stringhe eccetera, e loro già l'avevano vista questa cosa, insomma, sì, un maestro. Ma loro chi? Totale. Loro chi? E gli scienziati, i fisici, tipo quelli che fanno la teoria, che hanno scoperto attraverso la matematica la teoria delle stringhe. Tu vuoi farmi parlare di questa cosa perché perché io sono stata così tutto il film, quindi lui mi fa adesso scontare il fatto che sì, io tipo sono una appassionata di scienza e ovviamente oltre che di fantascienza, per cui sì, ho questo lato nerd molto sviluppato. C'è un cecchino lassù che quando lei si dilunga la colpisce, è là dietro con l'arco. Tu la pensi, tu cosa pensi? Io non la penso completamente, non la penso proprio sul cinema di fantascienza, anche se l'incontro di del terzo tipo me lo ricordo che mi colpì da morire, mi colpì più la, ecco, da lì avrei dovuto capire tante cose, la deriva folle che prese il personaggio, mi fece venire l'ansia stranamente. E quindi la liberazione che lui poi ha provato nell'entrare dentro quella cosa mi angosciò invece che liberò, ecco, da lì poi la mia passione non per il cinema di fantascienza, ma per, anche se questo poi non lo ritengo un film di fantascienza, io poi ne parliamo. No, ma neanche quell'altro probabilmente, non è un film di fantascienza, è un film che come anche gli alieni, che riguarda, cioè, appunto la nostra memoria, quello che si può sentire in giro, quello che c'è, quello che non c'è, quello che non si vede, e per cui a sto punto ovviamente ti chiedo come nasce questo film, l'idea. Sì, l'idea nasce da un'esperienza personale, io ho avuto la fortuna di avere un padre straordinario che nell'ultimissimo periodo della sua vita ha cominciato a perdere la memoria. E un giorno l'ho visto che guardava, ma per tanto tempo, il ritratto, un ritratto molto bello fotografico di mia madre appeso al muro, perché cercava di conservarne il ricordo. Allora mi è nata un'immagine, l'immagine era di quest'uomo nel deserto su un divano
con un'antenna che cercava di nello spazio, nei suoni dello spazio, cercava di recuperare il suono della voce di sua moglie. Da lì ho iniziato e ho cercato di costruire una storia su una famiglia, in realtà, una storia su una famiglia che, come capita, insomma, nella vita, viene sconquassata da una serie di perdite, che quindi cerca di riorganizzarsi, di reinventarsi. Quindi ecco, in realtà la fantascienza, secondo me, è uno strumento interessante, perché è un genere che permette di esplorare i sogni, le aspirazioni, anche le paure, e di trovare delle soluzioni, delle invenzioni per trovare un antidoto contro, insomma, le cose che ci fanno un po' paura nella vita. Ecco, questo io penso. Sì. Grazie. C'è un microfono che gira, per favore, per le domande? Questo. Ve li passiamo, se no... Scusate. Buongiorno, sono Roberto Sapienza di Parola a Colori. Volevo chiederle, il suo film, che ho apprezzato molto, mi ha anche ricordato Contact di Zemeckis e Arrival di Villeneuve, però il suo film è parso molto più genuino e sincero, quindi volevo chiederle se per caso questi due film li ha visti e l'hanno un po' influenzato nella costruzione della pellicola, e i due protagonisti, il loro rapporto con i defunti, nel senso come ricordano le persone che hanno perso, in quale maniera, in che modo, ecco, grazie. Beh, Arrival mi sembra strano, perché probabilmente il film si stava già facendo, Tito, quando abbiamo visto Arrival, forse, non lo sì, so. Sì, no, Tito è già insomma, fase molto avanzata quando abbiamo visto di Arrival. Per quanto riguarda Contact, più che il film, mi ha influenzato Sagan, che era colui che ha scritto il libro, perché lui era uno scienziato, uno divulgatore scientifico, che è stato quello che, proprio nell'area 51, dove è ambientato il film, ha sviluppato un progetto di ricerca di intelligenza extraterrestre, che è andato avanti per anni. Quindi diciamo che sono sicuramente dei film interessantissimi, che esplorano tutta questa dimensione. Io devo dire che mi sono molto concentrata, come dicevo prima, sulla famiglia, e perché è vero che da un certo punto di vista extraterrestre può significare anche tutto quello che non è presente sulla Terra, quindi tutto quello che o abbiamo perso o che fisicamente non c'è, quindi lascia uno spazio abbastanza ampio di interpretazione. La seconda domanda qual era? Sugli interpreti? Ah, beh, intanto vengono da Napoli. Allora, Napoli è una città straordinaria, in cui tra l'altro ho ambientato il mio primo film, a cui sono legatissima, che ha un rapporto speciale con i defunti, perché ha un rapporto estremamente quotidiano con i defunti. Allora, ho recuperato anche una tradizione che c'era nella mia famiglia, perché mio papà era palermitano, e questa tradizione era una tradizione per cui i defunti, il giorno dei morti, portano i regali ai bambini. Questa cosa è uno dei mezzi, dei modi di, secondo me, appunto, trovare un antidoto, no? Perché si vive il rapporto con quelli che non ci sono più in maniera estremamente familiare, quotidiana, leggera, che secondo me è qualcosa di speciale. Allora, io vorrei fare una domanda a Clémence e a Valerio. Mi pare che sia stato Orson Welles che ha detto una volta, come attore, mai lavorare con gli animali e con i bambini. Poi qualcuno aggiunse, qualcun altro, mai lavorare con gli animali, con i bambini e con Orson Welles, perché ti rubano la scena. Clémence, com'è lavorare con i bambini? Come ti sei trovata? Benissimo. No, vabbè, raccontaci qualcosa. Non ho parlato italiano da un anno e mezzo, quindi un po' non so trovare le parole. No, io non so, penso che che fanno uscire una verità che a volte si perde, e quindi bisogna lavorare con bambini per ritrovare qualcosa che spesso ti svegliano. Cioè, sì, non so. E con gli animali? Non, con gli animali no. No, sarei io l'animale. E con Valerio? Io, cioè. Prego. No, con gli animali non non ci voglio più lavorare mai. Dicevamo che l'animale ero io. No, nel senso, quindi vabbè, non lavoreremo più insieme. Quindi.
No, io pure la penso così, insomma, poi loro sono particolari, molto particolari, sono troppo energetici, la loro vitalità mi infastidiva moltissimo, perché... Prego, prego, vedi, poi devono sempre avere l'ultima parola, quindi è stato così tutto il set, però insomma hanno pure un grande talento, quindi poi ci sono bambini e bambini, stanno pure quelli di coccio, quelli cattivi, quelli ambiziosi, io non ho incontrati tanti. Loro sono unici, devo dire, mo, a parte tutto. Basta. Buongiorno. Allora, una domanda scontata, credete agli alieni? Bella, eh? E seconda, no, in realtà chi sono per voi gli alieni? Cioè... Comincio a leggere. Beh, naturalmente, sì, c'è. Cioè. Ci mancherebbe altro, e sì, assolutamente sì, crediamo agli alieni, come tra l'altro tutti quelli che stanno... No, io e tutti quelli che credono agli alieni. Ah. ovviamente sì, ma gli alieni, cioè, allora, tutti siamo secondo me alieni per qualcuno, quindi di conseguenza lo siamo tutti. C'è una parte di noi che dobbiamo scoprire, anche questa... fa parte del sogno, di quello che non conosciamo, tutto quello che non conosciamo è un territorio meraviglioso che poi alla fine ci arricchisce. L'incontro con gli alieni sarebbe una cosa straordinaria, poi chissà come sono, insomma, vale. No, non credo sarebbe una cosa straordinaria, no. Io non è... chi sono non lo so, io non credo, non voglio credere, perché se credo poi mi spavento, quindi... Penso più a... io nella definizione terrena di alieno definisco le persone che non hanno obblighi comportamentali, cioè persone che ho conosciuto talmente leali, sincere, pulite, non corrotte, dico, ma questo è un marziano, non è vero. Quindi per me l'alieno è qualcosa sicuramente di migliore, ecco. Poi se mi dici saresti contento di incontrare uno col capoccione di notte, dico no. Di notte. Beh, le notti illuminato da incontro luce, se queste cose così, no, preferirei di no. Clemence? Non ci penso, non ci penso spesso. Chissà, no, io non so. Ecco. No, beh, io ci credo agli alieni, ovviamente. Non so se li incontreremo, però spero tanto di sì, ma non sono dubito, però ci credo. Ah, ma a questo punto dovete rispondere tutti. Pure te, allora. Ah, dopo, okay. Per ultimo. Beh, scusate. Diciamo che nella vita reale fino adesso non mi sono posta il problema. Al cinema sì, mi piacciono, c'è tutto un filone, appunto, no? Siamo partiti da incontri ravvicinati, voglio ricordare che l'attore magnifico era François Truffaut, quello che trova lo scienziato, quindi insomma, no? che riesce a comunicare con gli alieni, e quindi diciamo torna un po' tutto, no? Il discorso sui bambini speciali qui che ci sono, unici, il fatto di essere gli alieni migliori, no? Di quello che... e poi tanti altri, Contact, ma anche Interstellar, cioè che è un film dove appunto si trova attraverso il genere un antidoto, come diceva Valerio e Paola, una possibile risposta a una perdita, no? Cioè la morte, nel cinema di fantascienza, la morte e la vita poi anche, ovviamente, hanno sempre un ruolo fondamentale. E quindi... l'ultima cosa che vorrei dire è quello che ci ha affascinato a Rai Cinema del progetto che ha portato Angelo, di Paola, ecco, Matilde, è proprio questo. È difficile in Italia, no? Incontrare questo tipo di cinema in cui il genere si apre e diventa, poi si riempie di poesia, si riempie di tante cose, si riempie di quello che, di cui penso abbiamo bisogno, e quindi insomma siamo particolarmente contenti e orgogliosi di essere in questo progetto. Fine, va avanti con gli alieni. Ci credi? Io ci credo agli alieni, e ci credo perché sono particolarmente incuriosito e attratto dalla diversità, e che è il motivo per cui abbiamo fatto questo film qua.
perché è un film diverso, no? E già questo, diciamo, gli dà senso. Poi è venuto molto bene, secondo me, non se lo deve dire da solo, ma io non l'ho fatto, hanno fatto tutto loro, io sono stato spettatore, l'ho messo in moto insieme con Paola, che qui, e ringraziamo Rai Cinema per l'affetto con cui partecipa alle cose che facciamo insieme. Però ecco, questo, visto il risultato ex post, diciamo, cioè il motivo per cui ci siamo imbarcati era la ricerca di fare un film diverso da quelli che vediamo di solito. E il risultato a me mi fa orgoglioso, ecco, fiero di averlo messo in piedi, questo progetto, insieme con Matilde, perché veramente cerca un rapporto diverso con lo spettatore da quello, rispetto a quello che vediamo di solito al cinema, perché è un film molto semplice e che cerca però di andare nel profondo, insomma, per cui ecco. E ringrazio moltissimo, i ragazzi non sono seduti qui con noi, ma loro due hanno dato un apporto al film veramente straordinario, insomma, ci sono alcune scene con loro che ti, insomma, poi lo vedrete, molti di voi l'hanno già visto, insomma, che sono veramente, ti prendono e ti si portano via, ecco, insomma, dal punto di vista proprio emotivo. Sì, c'è una domanda laggiù. Buongiorno, volevo chiedere qual è stata l'ispirazione per la costruzione di Linda, il robot? Ok, Linda ha una storia particolare, perché Linda doveva adesso essere... Adesso parla un'ora, Paola. No, no, giuro, cerco di farla breve. Linda ha una storia particolare, perché Linda doveva essere in realtà un decoder, cioè doveva essere una scatola all'inizio. Poi, dopodiché, abbiamo invece cominciato a lavorare con Pachi Meduri sull'idea di farne una cosa un po' più vicina a C1B8, di Guerre Stellari, e niente, poi dopodiché, una volta arrivati sul set, ho scoperto che a Linda potevamo mettere le rotelle, cioè poteva muoversi. Da quel momento in poi era chiaro che Linda sarebbe stato un personaggio, quindi poi si è creato un rapportone con Linda, tra l'altro anche Valerio ha creato un rapportone con Linda e ha fatto una spettacolare, insomma, scena di danza degna di insomma, dei migliori, di Fred Astaire, faceva ballare gli oggetti e lui anche. Per cui sì, è stata una costruzione tipo fatta, insomma, in progress, e però è stata fondamentale, perché è stata, diciamo, la porta per riuscire ad aprire un universo, e in più doveva essere un oggetto sia tecnologico che però una specie di rottame, perché doveva essere una specie di totem che il professore aveva costruito in memoria di sua moglie, non riuscendo a mettersi in contatto con lei. Quindi è fatto di tutte le cose che in qualche modo potevano ricordarglielo, e alla fine, insomma, è quello che rappresenta, insomma, rappresenta un po' la memoria di una moglie che ha cercato di ricostruire il professore. Altre domande? No, dopo glielo faccio. Vuoi dire qualcosa? Aspetta. Allora, volevo chiedere. Ok, dopo. No, allora, dov'è il Nevada? Cioè, dove avete girato, come avete ricostruito il... Allora, il film è girato in Nevada e in Almeria, in Spagna. Il Nevada è proprio, c'è questa zona che è vicina all'area 51. Cioè non siete entrati nell'area 51? È impossibile entrare nell'area 51, perché l'area 51 è una zona militare, sì, ed è ancora sotto segreto. Sì. Però c'è questo villaggetto di 35 abitanti che si chiama Rachel, che è veramente un posto particolare, perché sono 35 persone che, insomma, vivono lì, un po' ai margini ovviamente, perché sono, è a 3 ore da Las Vegas, in mezzo al deserto. Abbiamo girato anche a Las Vegas, certo. E niente, queste persone sono tutte non solo convinte che esistano gli alieni, ma che lavorino con gli ingegneri terrestri all'interno della base, dell'area 51, della base militare, per
implementare insomma la tecnologia della comunità internazionale, per cui si sentono come custodi di un universo più ampio, sono veramente dei personaggi favolosi e tra l'altro ringrazio la produzione che ha capito l'importanza di andare a girare lì, perché non era per niente scontato che si riuscisse ad andare. Non l'abbiamo capito. Ah, ok. Come no? Io sì, capito. Io l'avevo capito. Lei l'ha capito. Lei, okay. Diciamo, Matilde che l'avevo capito. E niente, per cui sì, e poi abbiamo girato in Almeria in un deserto bellissimo che tra l'altro era il deserto dove aveva girato Sergio Leone, per cui insomma un deserto importante. Dove c'è ancora il villaggio western dove girava Sergio Leone, e devo dire è una location non facilissima, perché abbiamo scoperto che nel deserto piove tantissimo, e poi ci sono le cose tipo, non so se avete visto Lost in La Mancia, tipo si crea un fango, porta via tutto, però ce l'abbiamo fatta e quindi sì, così, molto affascinante secondo me. L'osservatorio in cui abbiamo girato, sì. No? È lì sempre. Sì, bellissimo, un osservatorio straordinario dove c'è un posto reale, dove infatti potevamo girare, ma non la notte ovviamente perché lavorano, e devo dire che è un posto straordinario, è a 2000 metri nel deserto e ha queste cupole bellissime come quelle che vediamo nel film, e anche lì è stata un'esperienza insomma girarci dentro, devo dire. Veramente e poi abbiamo girato nella centrale nucleare di Montalto di Castro, che è un altro luogo secondo me estremamente affascinante e che ci è servita da location per l'area 51, perché una delle cose interessanti sull'area 51 è che essendo segreta nessuno sa cosa c'è dentro, quindi questo ci aiutava moltissimo perché potevamo immaginarci l'area 51 che volevamo. E in più è stato anche molto interessante per la costruzione dei possibili meccanismi che uscivano fuori dall'area 51, no? Perché insomma si potevano inventare delle forme e delle diciamo così creature meccaniche abbastanza divertenti, ecco, quindi abbiamo cercato di farlo. C'è qualche domanda? Io vorrei far parlare un attimo però Tito e Anita, venite qua. Eccoli. Dai, sedetevi qua, Tito e Anita. Allora. Avevate già recitato? Io no, mai. Tito sì. Neanche ho mai recitato. E quindi chi ha scoperti? Matilde? Beh, abbiamo fatto un casting a Napoli, sì, e abbiamo visto tantissimi bambini e tra loro anche. E che effetto ha fatto? Raccontateci qualcosa. È un bellissimo effetto perché è un'esperienza che in pochi immaginano di fare nella vita. Poi lavorare con grandissimi attori, quindi cioè, è fortuna, molta fortuna. Molta. No, io parlavo di No, sono d'accordo con quello che ha detto Luca, che è una grandissima fortuna, soprattutto comunque lavorare con Valerio, con Clemence, è stato un grandissimo piacere, anche perché mi hanno aiutato a scoprire questa passione per la recitazione che io non sapevo di avere, naturale, e soprattutto con Paola che è una persona dolcissima e stupenda, è una produzione comunque abbastanza importante, anche con Matilde che è stata tanto vicina e tanto vicino a scoprire questa esperienza che auguro di poterla fare, a poterla realizzare chiunque, perché è una bellissima esperienza da fare. E adesso vi tocca la domandona anche voi due. Tu credi agli alieni? Beh, mi incuriosisce, cioè, non lo so.
È un po' astratta come cosa, cioè una mezza cosa la credo. La credo, cioè ci credo e non ci credo, non lo so. Cioè io sono un po' come San Pietro, cioè credo a ciò che vedo. Non si sa. Io negli alieni credo, spero per Valerio che non vengano sulla Terra. No, ci credo perché in tutto l'universo è impossibile, almeno secondo me, che ci siamo solo noi come forma vivente. E io condivido quello che dice Lisa, grazie. Arriva il punto proprio fondamentale. Bravo, grazie. Ecco, provate a immaginare... Ecco, manco dico che, ecco. Domande? Siamo in chiusura? No? Ce n'è uno laggiù? Scusate, ancora io. Il film è dedicato a Fausto Mesolel, ha partecipato in qualche modo al film? Sì. Allora, Fausto Mesolella, un amico, un grandissimo artista, aveva fatto la colonna sonora del mio primo film, Into Paradiso, e ha cominciato a lavorare su Tito e poi purtroppo appunto non è più con noi. Fausto è un artista straordinario, poi la colonna sonora l'abbiamo completata grazie al bellissimo lavoro di Giordano Corapi, è un artista straordinario, lavorare con lui era un'esperienza meravigliosa, aveva un entusiasmo incomparabile, aveva una specie di antro del mago, tu dovevi andare a casa sua che stava tipo nel Casertano, scendevi in questo cortile bellissimo con bambini, cani, di tutto, scendevi le scale, entravi in questa specie praticamente di antro del mago dove c'erano strumenti musicali di qualunque tipo, faccende tecnologiche di tutto, e poi c'era lui che con l'entusiasmo di un ragazzino veramente si metteva lì e improvvisava con questa chitarra favolosa che lui aveva delle cose bellissime che poi costruiva, e quindi era solo dargli una partitura emotiva sulla scena e poi lui faceva vivere un mondo veramente poetico notevolissimo, quindi mi sembrava, insomma ci è sembrato tutti naturale dedicargli il film. Va bene, grazie a tutti, complimenti, ci vuole davvero un bel coraggio a pensarlo, scriverlo, dirigerlo, interpretarlo, grazie. E produrlo, grazie un mille. Film così in Italia. Grazie.